iniziamo con la prova di durezza. La prova di durezza in realtà fa appunto riferimento alla misura della durezza di un materiale metallico. Numerose sono le scale che possono essere utilizzate per misurare la durezza di un materiale, sia esso metallico che non metallico. Mi viene in mente, specialmente utilizzata per i materiali non metallici, la scala di MOHS, MOHS, è una scala empirica, non numerica, in cui praticamente la durezza del materiale è divisa in 14 diversi livelli, dal diamante al talco, e praticamente un materiale ha una certa durezza a seconda di chi scalfisce e da chi viene scalfito. Capite bene che non è un numeretto quello che esce fuori, esce un livello, ma nei materiali non metallici è spesso utilizzato. Oppure banalmente a volte si utilizza sempre i materiali non metallici, in realtà preferenzialmente la resistenza alla scalfitura come modalità per misurare la durezza di un materiale. Quindi io con uno scalfitore con un certo carico applicato graffio il materiale, a seconda della larghezza del graffio ottengo una diversa valutazione della durezza. Bene, nel caso dei materiali metallici definiremo come durezza la resistenza che il materiale metallico offre alla penetrazione da parte di un opportuno penetratore cui sia applicato un carico statico, quindi non un colpo, d'accordo? Anche se poi ci sono degli apparecchi portatili che useranno delle palline di grafite che rimbalzano, d'accordo? Bene, qui vediamo un paio di possibili durometri, un durometro macro universale, poi vedo qualche dettaglio in più su come è costruito, in cui facciamo durezze macro, che vuol dire durezze che interessano, nel caso degli acciai, parecchi grandi cristallini, quindi c'è una durezza media. Qui a fianco vediamo un possibile microdurometro, dove in realtà è possibile andare a fare misure di microdurezza, per esempio in corrispondenza a un determinato grano cristallino. Esistono da qualche anno anche dei nanodurometri che riescono addirittura a fare durezze tipo nanometrico, cioè all'interno di un grano fare tante durezze e vedere per esempio gradienti di concentrazione, gradienti di durezza all'interno di un singolo grano cristallino. 3 tipi di prove vedremo in questo corso: Brinner, Vickers e Rockwell. Poi vedremo che la Brinner e la Vickers avranno procedure molto simili, la Rockwell avrà una procedura un po' differente. La prova Brinner fa riferimento alla 1560-75, consiste nel far penetrare nel nostro materiale d'esame una sferetta in acciaio molto duro, di diametro di grande, con un carico applicato F grande, misurando quindi l'impronta di piccolo lasciata sul pezzo dopo una 30 di secondi, sostanzialmente. Beh, non ho detto qualche dettaglio in più, chiaramente prima di fare la prova dovremo aver pulito il provino o comunque il pezzo da realizzare, perché queste prove possono essere fatte anche per un pezzo di esercizio, quindi non devo averci grassi, oli, se ci sta dell'ossido va tolto. Preferenzialmente sarebbe opportuno fare prove su pezzi planari, non su, che so, un tubo. Se c'è un tubo, se c'è una curvatura, bisogna utilizzare delle relazioni che ci rapportano il valore ottenuto con quello che avete avuto su un pezzo piano, e capite bene quando ci sono queste relazioni, sono di tipo empirico, lascio sempre un po' il tempo che trovano. Non posso fare prove di durezza troppo vicino al bordo del pezzo, se no la prova va, sento un po' di debolezza del materiale. Non posso fare prove di durezza troppo ravvicinate fra loro, tipicamente tra la prova di durezza e l'altra ci devono stare almeno 2-3 distanze, 2-3 distanze della mia sferetta. Tipicamente non posso fare prove di durezza con condizioni di carico o di sferetta tali da far sì che dall'altra parte io abbia un'ombra dell'impronta stessa, cioè io faccio l'impronta qua, se io alzo il provino e guardo qua dietro e ci sta un bozzetto, non è più la prova di durezza, è l'imbutitura, d'accordo? Quindi è un'altra cosa. Quindi in realtà, se la normativa mi fissa queste condizioni normali, carico applicato 3000 kg, 2940 newton, e sferetta del diametro 10 mm, in realtà io avrò sempre disponibile un certo set di sferette, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, eccetera, e avrò sempre disponibili con il mio durometro, purtroppo da questo lato non si vede perché sta qua dietro il selettore, un selettore che, sul quale agisco su una serie di cilindri calibrati che stanno qua dentro, che mi permettono di cambiare il carico applicato al penetratore che tipicamente si troverà qui sopra, d'accordo? Quindi in realtà io potrò giocare sia sul carico applicato che sulla dimensione della sferetta.
in che modo posso mischiare qualsiasi, posso mischiare qualsiasi combinazione? E no, immaginiamo di applicare un carico estremamente leggero, tale per cui il mio penetratore arriva, si poggia e se ne va via, non c'è manco l'impronta. La prova l'ho fatta, ma non c'ho nessuna impronta. Oppure immaginiamo un penetratore che arriva e gli applico un carico così forte da andare giù in fondo. Non c'ha senso, a quel punto il diametro dell'impronta sarebbe uguale al diametro della sferetta, quella è scesa giù di 3 mm, non c'ha nessun valore effettivamente utile. In realtà quello che è importante è guardare questa immagine. Ora, la cosa curiosa è che nella precedente normativa quello che sto per raccontare era spiegato. Nell'attuale normativa non è spiegato, ma vi viene detto che dovete farlo. La più bella la prima che mi spiegava i dettagli. In pratica, quando voi applicate il vostro penetratore sulla superficie e fate la vostra prova di durezza, in realtà imponete la presenza di un'impronta che avrà un angolo di penetrazione pari a 2 φ. 2 φ, che con metodi banalmente geometrici potrebbe essere calcolato conoscendo la geometria della sferetta, conoscendo il diametro di piccolo dell'impronta e conoscendo il di grande della mia sfera che vado ad applicare, che vi ricordo essere 10 mm per il valore normale, ma qua possiamo avere tante scelte, d'accordo? Allora, io in realtà avrò valori ripetibili della mia prova di durezza a Brinell laddove la distribuzione delle pressioni in corrispondenza all'interfaccia fra sferetta e materiale sia sostanzialmente molto simile. Tornando al caso di prima, caso con punta applicata in una sua zona molto piccola o caso che sfonda, la distribuzione delle sigma è molto diversa l'una dall'altra. Quindi in realtà io avrò una ripetibilità della risposta, una ripetibilità dei risultati solo nel caso in cui la mia prova Brinell venga svolta in quelle che vengono chiamate condizioni di similitudine geometrica. Qui vediamo appunto di cosa stiamo parlando. Se la mia prova si svolge in condizioni tali per cui l'angolo 2φ è compreso tra 120 e 151 gradi, mi trovo in quell'intervallo nel quale le sigma di interfaccia fra il penetratore e il materiale sono fra loro simili e quindi la prova è ripetibile. Che succede se io faccio una prova con una certa coppia di diametro sferetta e carico, io ottengo un valore più piccolo o più grande? Allora, cerchiamo di essere pragmatici. Nessuno mai mi chiederà di andare a misurare questo 2φ. Salute, sarebbe una follia. In realtà, per motivi banalmente geometrici, 2φ 120-150 corrisponde al rapporto di piccolo su di grande compreso da 0,25 e 0,5. Questo è molto più facile da misurare, perché io banalmente il diametro della sferetta ce l'ho. Il diametro dell'impronta di piccolo lo misuro e quindi in realtà so al volo se sto sopra o sotto o dentro 0,25 e 0,5. Quindi faccio la prova scegliendo una coppia un po' meno a piacere di piccolo, di grande, scusate, diametro della sferetta, carico applicato. Faccio la prova, ottengo l'impronta di piccolo, sono qua dentro, perfetto, la prova è valida e quindi posso ripetere, perché non è che ne faccio una sola, posso ripetere 10-15 volte la mia prova onde avere un po' di analisi statistica. Ottengo un valore troppo basso, che vuol dire? Ma vuol dire per esempio che il mio carico è troppo basso, aumento un po' col mio selettore il carico applicato, oppure se mi viene più comodo cambio la sferetta e modificherò le condizioni di prova. Ottengo un di piccolo su di grande troppo alto, ma il carico vuol dire troppo grande, cambio il carico, oppure la sferetta è sbagliata, cambio la sferetta. Quindi in realtà le condizioni di similitudine geometrica che devo scegliere sono tali per cui di piccolo diametro dell'impronta fratto di grande diametro della mia sferetta siamo prese tra 0,25 e 0,5. Queste sono le condizioni di ripetibilità geometrica. La mia prova di durezza, in realtà, ricordiamo come viene svolta. Prendo questo acciaio molto duro, questa sfetta di acciaio molto duro. Quando diciamo molto duro, sostanzialmente immaginiamo che sia indeformabile. Non è mai così, però facciamo finta che lo sia. Va a penetrare nel mio materiale e poi lo levo. Trovo l'impronta, vuol dire che c'è stata una deformazione plastica irreversibile. Ma vuol dire che ho attivato un processo in cui le dislocazioni si muovono in maniera irreversibile. Qui vediamo una simulazione di una, in questo caso, nanodurezza su un monocristallo di rame.
e vediamo che appunto le disgregazioni vengono emesse dal punto di contatto tra penetratore e materiale esattamente come se fosse una prova di durezza. E che vuol dire che cosa? Che un materiale molto duro ha tipicamente un R con S molto alto, quindi praticamente sono valori fra loro abbastanza simili. Tant'è che esistono per esempio delle relazioni del tipo che vediamo qui, R con M uguale H per HB, dove HB è la durezza Brinell, H è un coefficiente purtroppo che cambia a seconda della classe di acciaio per esempio, quindi non esiste un coefficiente universale, ma che ci permette con una semplice misura di durezza di fare una valutazione, attenzione, non è una misura, è una valutazione della resistenza a trazione. Questo è fondamentale, per quale motivo? Immaginiamo di avere un tubo, d'accordo? Sul quale c'è qualche dubbio, che dubbi possa averci? Caso che ci è successo, tubo per un forno che lavorava a 600 gradi, dentro passava benzina in corso di distillazione, fuori c'era la fiamma, e da una parte c'era una bugna una specie di bozzo piuttosto grosso, che è un sintomo nel quale il pezzo si sta per rompere. Si voleva capire cosa stava succedendo, se dovete fare dei provini di trazione non vi resta che prendere il tubo, smontarlo e ricavare provini di trazione da punto a punto. Se volete fare invece misure senza dover smontare, potete banalmente fare provini di trazione di durezza e cominciare ad avere valori che vi danno una prima approssimazione di ciò che sta avvenendo. Laddove c'ho alta durezza c'ho alta resistenza a trazione, laddove c'ho bassa durezza c'ho bassa resistenza a trazione. D'accordo? Quindi in realtà la durezza, mentre la trazione è sicuramente quella che può essere chiamata una prova distruttiva, cioè io distruggo il manufatto per ottenere il provino e poi addirittura distruggo il provino, nel caso della prova di durezza questa può essere anche vista come una prova non distruttiva. In realtà non è esattamente così, perché a prescindere io faccio un'impronta e quella, signori e signore, è a tutti gli effetti un'interazione col materiale. Specialmente nelle prossime prove, che vediamo fra poco, quella pronta, per esempio, può darmi problemi di corrosione localizzata, può darmi problemi di innesco di crick, cioè può essere un punto di origine di rotture. Però, diciamo, se è meglio di niente, questa comunque, fatta sul tubo, magari anche un po' spesso, posso farlo sul pezzo di esercizio quando non ho più niente da perdere in qualche modo. Sicuramente la prova Brinner è meno distruttiva di una prova di durezza, è meno distruttiva di una prova di trazione. Qui ci sta quello che ho appena raccontato prima per quanto riguarda il problema della similitudine geometrica, e vediamo come si svolge la prova di durezza Brinner. Il tizio ha una grande espressività, questo va riconosciuto, insomma. Vediamo appunto, possiamo farlo sia sul materiale, come dire, preparato come provino, il provino metallografico, lo vedremo più avanti, sarà una specie di cubetto ricavato con didattesica metallografica, tagliato, inglobato, eccetera, ma se no possiamo prendere proprio il prodotto, spesso lo si fa sui prodotti stessi per poter verificare. Allora qui vediamo il nostro penetratore, e questa è l'ottica, perché chiaramente dobbiamo osservare. Notate il sistema revolver, d'accordo? Quindi io fisicamente cosa faccio? Vado con il mio revolver a verificare la posizione del provino, no, io ancora no, sto ancora montando. Porto il penetratore verso il basso, monto la testa del penetratore, dopodiché porto il provino, giocando con questa manopola, porto il provino alla distanza opportuna. Chiaramente questa distanza cambia a seconda del manufatto di cui devo fare la durezza, quindi in realtà devo stare sempre a spostare, a volte sono motorizzato, a volte no. Questa simulazione è troppo veloce, attenzione, siamo quasi di a un colpo, in realtà non è così. La durata di permanenza è un 20-30 secondi, devi lasciare che si deformi plasticamente in maniera completa. Vediamo qua il penetratore, ce ne sono di svariate dimensioni, viene applicato. Notare il basso errato, d'accordo? Dopodiché si pone il pezzo, spianato, lucidato perlomeno, perché guardate, deve essere osservato, quindi non va portato necessariamente a specchio, anche se quando è a specchio è meglio, però questo è quello che ho osservato su una superficie che è stata solo tagliata e non molto di più, però può andare bene ancora per fare una misura. Qui in questo caso è un durometro utilizzato, ma
la revolver di posizione dove aver preso le distanze giuste, cioè il leader è fatto in modo tale che quando è a fuoco è la distanza giusta per andare giù di penetratore, d'accordo? Qui il penetratore sta penetrando, aspettiamo qualche secondo. Questa revolver viene rimessa in posizione per l'osservazione e si fa la misura del diametro dell'impronta. Tipicamente si prendono due misure per fare una media. Perché due misure? Nel caso degli acciai in realtà non è tanto necessario perché è sempre più o meno un cerchio. Nel caso di materiali molto duttili in realtà potrebbe venire fuori un'ellisse. E allora si preferisce prendere due misure in modo tale che si faccia la media. D'accordo? Stesso discorso sulla prova successiva che vediamo fra poco. A proposito della Vickers, dove vediamo una base quadrata. Qui vediamo appunto il calcolo, il banale, il calcoletto se lo fanno normalmente ormai il computer, non va più fatto a mano, ed esce fuori 250 HB, va bene? Per fare un esempio di prova di durezza. La prova Vickers è una prova di durezza molto simile alla precedente, con la grossa eccezione che stavolta il penetratore è fatto da una punta di diamante con base quadrata e angolo al vertice 136 gradi. Perché 136 gradi? Innanzitutto perché a 136 gradi gli altri si tagliano più facilmente. E secondo, utile per la nostra prova di durezza, 136 gradi è esattamente in mezzo a un intervallo di similitudine geometrica. Cioè la prova di Vickers si svolge sempre in condizioni di similitudine geometrica. Si fa la prova, si fa l'impronta, stavolta non c'è da fare il discorso del rapporto di piccolo di grande perché siamo sempre in condizioni di similitudine geometrica, si fa la misura delle due diagonali, anche se poi per gli acciai normalmente ne basterebbe uno, ma si fa sempre la misura delle due diagonali, la media, e con questo valore, con questa equazioncina stupidissima, ottengo sostanzialmente il rapporto fra carico applicato e superficie dell'impronta. Anche nel caso della Brinell, quell'equazioncina che ci stava, ci dava il rapporto, era data il rapporto fra carico applicato e superficie dell'impronta. HV ci indica appunto il valore di durezza Vickers e vediamo qua come è fatta la procedura. Molto semplicemente. Osserviamo, ripeto ancora una volta, si può fare sia su un provino metallografico che su un pezzo semilavorato o addirittura un prodotto finito. Diamantina abbastanza visibile, non è che sia, aspettate 4 carati insomma, poi è roba industriale, se vedi il laboratorio non provate neanche a rubarlo, infatti vi ha amputo le mani, ma questo rimane registrato, ma poi non ha valore sentimentale o economico insomma, ecco. Sempre qui la posizione viene fatta in modo tale da portare il pezzo a fuoco, messo a fuoco coincide con la posizione corretta per la penetrazione, in realtà il fatto di metterlo a fuoco prima è perché così sono certo che poi il penetratore non è che farà questo, che pesa lontana, o fa questo, ma andrà proprio nel punto giusto a contatto e poi risale. E poi, dopodiché, si fa la misura. In pratica l'operatore qua deve avere a che fare con una misura, il resto i conti li fa sostanzialmente il computerino che sta sempre ormai allegato al penetratore Brinell o Vickers. Si attende un pochino per avere... Notate che si sceglie sempre una superficie planare, anche se poi appunto qualche tabella per convertire da curvilinea planare ci sta sempre. Notate appunto più o meno le dimensioni sono le stesse, si fa sempre questa misura delle due diagonali. Nel caso di plastica eccetera tende ad avere una forma romboidale, nel caso degli acciai è praticamente sempre un quadrato insomma. Una volta impostate, le due... addirittura non si fa, nella misura voi non misurate nemmeno quant'è l'impronta, banalmente in fase imponete le distanze con una specie di calibro elettronico e praticamente quella viene immediatamente immessa e vi dà subito la durezza stessa senza grandi difficoltà. Ora, le prove Vickers e le prove Brinell in realtà hanno un problema fondamentale, sono un po' più costosette,
Perché? Torniamo alla slide precedente. Questo è un idrometro universale, quello che abbiamo giù in laboratorio, abbiamo anche quest'altro, è quello bioidrometro. Il idrometro universale, cioè quello capace di fare prove Brinner, Vickers e Rockwell, la Rockwell è quello che ancora ci manca, in realtà consente di fare tutte queste tipologie di prove. Le prove Brinner e Vickers sono un pochino più complesse perché hanno bisogno di un'ottica, perché sennò altrimenti le osservazioni come le fate, di tutta una serie di prove di penetratori, hanno bisogno del visore che sta messo qui sopra in alto, hanno bisogno di un calibro elettronico, di un sistema computerizzato che vi faccia la misura e il calcolo della... cioè è più complicato. Un oggetto del genere sta sui 30.000 euro, qualcosa del genere. In realtà nel caso della prova Rockwell, che è quella che molto più spesso trovate in azienda, i costi sono, se lo comprate anche usato, 1.000-2.000 euro, certo, molto più economico. Non c'è il visore, non ci sta il sistema di revolver, non ci stanno grandi scelte di carico, non ci sta il sistema di ottica, e quindi il costo è assolutamente molto più economico. Inoltre proprio la procedura di prova è meno complicata rispetto al precedente, per cui mentre nel caso prova Vickers e Brinner potrebbe essere necessario a che fare con un personale almeno un po' formato, nel caso prova Rockwell la procedura è talmente banale che può essere fatta anche da persone non particolarmente scolarizzate. Non ci metterete mai un ingegnere a fare come lavoro fisso di prove Rockwell, il Vickers e il Vickers, ma insomma in effetti la prova Rockwell è particolarmente più semplice, perché inoltre la prova Rockwell, come vedremo fra poco, ha un altro difetto piuttosto importante: non è lineare. Che vuol dire non è lineare? Voi sapete che insomma c'è un metro, il metro è suddiviso, vabbè, come fatto vedere lo sapete, insomma, un metro è suddiviso in centimetri, per esempio, ogni centimetro è uguale fra gli altri, d'accordo? In realtà nella prova Rockwell, che per esempio potrebbe avere una scala, nel caso della prova da 0 a 100, la distanza fra 1 e 2 nella parte bassa non è uguale alla distanza che c'è fra 25 e 26 e non è uguale alla distanza che c'è fra 95 e 96, d'accordo? Quindi la non linearità della scala è abbastanza importante. Inoltre ancora, per bassi valori di Rockwell la scala sballa abbastanza facilmente, cioè posso addirittura avere misurando dei valori negativi, insomma, quindi in realtà ha delle difficoltà. Però diciamo che è molto utilizzata, anzi perché è fra quelle sulle quali sono disponibili database di risultati più vasti possibili, e poi perché è molto economica, quindi effettivamente ha questo vantaggio. Ci sono tante scale Rockwell, quelle più utilizzate nel campo materiali metallici sono la scala B e la scala C. E parleremo quindi, se nel caso della Brinner abbiamo parlato di HB, H sta per hardness, nel caso della Vickers abbiamo parlato di HV, nel caso di Rockwell B e Rockwell C troverete HRB con grande fantasia, HRC nel caso del CON. B sta per ball, cioè il penetratore è una sfera d'acciaio ball, e nel caso di C CON è una sfera, scusate, è un cono di diamante con angolo a vertice 120 gradi. Notate che siamo al di fuori di quell'intervallo di ripetibilità. La scala Rockwell non gli interessa questo aspetto, la scala Rockwell non misura delle impronte, va per penetrazioni residue, e vediamo come funziona. Si prende il nostro provino, lo piazziamo sulla base, lo portiamo a contatto col penetratore e si applica un carico iniziale F con, non cedo più a questa distanza, F con 0 pari a 98 newton, pari a chili? Registrato, è stato registrato. Su, quanti chili sono? Un po', 10 kg. Fatto questo, il mio penetratore sarà sempre collegato con un misuratore di profondità. Lo azzero. Dopodiché applico un carico, secondo carico, pari a F1, 980 newton, 100 kg, oppure nel caso della scala ball, oppure 1470 newton nel caso della scala con, che è un po' più critica. Ricordate sempre, una sfera è meno critica di una cosa tutta che penetra, insomma, d'accordo? E qui ci metto anche più carico. Aspetto 30 secondi e dopodiché levo F con 1, lasciando F con 0. Su F con 0, applicato inizialmente, serve ad assicurare un collegamento completo tra penetratore e materiale base, e serve per rompere eventuali ossidi presenti sulla superficie, serve a fare questo sostanzialmente. Quindi io praticamente vedo una iniziale penetrazione fino a una certa distanza, levo il carico F1, il mio penetratore torna un pochino indietro,
e il mio misuratore di profondità misura la penetrazione residua, cioè la differenza fra la profondità iniziale, che era quella che avevo quando avevo applicato solo F con 0, e la profondità residua ottenuta con l'F con 0 ancora presente, dopo che ho messo e poi tolto F con 1. Questo valore, in realtà, non è ancora una misura di durezza. Per motivi legati al fatto che io gradisco sempre avere a che fare con numeri positivi oscillanti tra 0 e 100, si prende questo valore, lo si divide per 0.002. Perché 0.002? Perché si è visto che con questo valore e con queste condizioni di prova si ottengono valori congrui con quelli che voglio ottenere. Dopodiché, prendo il valore che ho ottenuto e faccio 100 meno questo accrescimento rimanente dato in questa strana unità di misura. Perché 100 meno? Beh, è abbastanza banale in realtà. Questa penetrazione residua è tanto più profonda quanto più è tenerello il mio materiale. È brutto una scala di durezza che dà un numero più alto tanto più è tenero il materiale. Io voglio un numero che diventa tanto più alto quanto più è duro il materiale. E quindi in realtà, considerate il fatto che per le condizioni prese io al massimo ho 100, faccio 100 meno questo accrescimento rimanente. Se l'accrescimento rimanente è basso, vuol dire che il pezzo è duro, quindi otterrò 98, 97, un numero alto. Se l'accrescimento rimanente è profondo, avrò 75, 90, 100 meno 75, avrò un numero basso di durezza Rockwell, HRP o HRC. Come vedete non c'è misura di impronta, non c'è ripetibilità geometrica, non c'è nulla di tutto ciò. È molto facile la procedura, è praticamente tutto automatizzabile sostanzialmente, addirittura non c'è bisogno neanche dell'operatore, perché nel caso del volendolo robotizzare completamente si può fare tranquillamente, mentre invece nel caso della durezza Vickers e Rockwell e Brinell, oggi con i sistemi di visione robotizzati si potrebbe anche automatizzare pure quella, ma fino a qualche anno fa era impensabile. E vediamo appunto come procede questa durezza. Il nostro sperimentatore con grande naturalezza prende è quello che ha strato la paglia più corta, evidentemente non è che non credo sia un volontario, insomma non ha lo sguardo limpido del volontario, insomma. In questo caso abbiamo un inventatore che è appunto il cono di diamante con l'angolo aperto 120 gradi, sezione circolare, pressione, applicando il precarico azzeriamo il nostro generatore. Dopodiché si applica il carico, guardate qui, si aspetta un po' perché si deve essere certi che la deformazione plastica sia completamente sviluppata. Dopodiché levo, scusate qui F1, F2, lì era prima era F0, F1, ma è banalmente la stessa cosa. Levo il secondo carico, leggermente torno indietro e recupero elastico, banalmente. Anche qua di fondo i meccanismi di danneggiamento sono sempre gli stessi, momento delle dislocazioni, ma niente di che. E praticamente la mia durezza, quale espressione geometrica, l'espressione leggermente diversa, ma in realtà è la stessa di prima, otteniamo la nostra durezza Rockwell sul nostro pezzo. Non so dove vado a finire, forse cambia la pallina. No, sì. Vabbè, però la procedura insomma in qualche modo l'avete capita e direi quindi che possiamo tranquillamente passare all'ultima slide di oggi, dove ci sono un po' di valori che possono essere ottenuti. Guardiamo qua, C45, C60, C70, poi ancora la denominazione degli acciai non l'avete fatta. Qui stiamo indicando acciai al carbonio, in questo caso ricottura di lavorabilità, a tenore di carbonio crescente. Guardate qua, al crescere del carbonio aumenta la durezza in maniera abbastanza omogenea. Le cose sono più complicate, se cambia il trattamento termico cambierà in maniera radicale la durezza stessa. Lega base rame, abbiamo questi valori qua, ghise malleabili, più avanti capiremo che cosa sono, acciai inossidabili, e questi sono i valori più alti che possiamo ottenere, durezze ottenibili a seguito di trattamenti superficiali, cementazione, triturazione, noi parleremo di questi trattamenti, la cementazione può andare a 700 Vickers, la triturazione può arrivare a 1200 Vickers, la berigliatura, l'aggiunta superficiale di beriglio può arrivare a 2000 Vickers.
Un dettaglio ancora non secondario fra Vickers e Brindle, ho dimenticato di dirlo, lo dico adesso. Dato che la procedura per ottenere una durezza Brindle e una durezza Vickers, le due procedure erano molto simili, laddove svolgo la durezza Brindle secondo esattamente i dettami della similitudine geometrica, i valori che ottengo Brindle sono identici ai valori che ottengo Vickers fino a circa 600 Vickers Brindle. Dopo la Vickers, essendo una punta che penetra, è un po' più critica e dà valori un po' più alti. Ma fino a 600 circa Brinnell, dire 600 Brinnell, dire 500 Brinnell, dire 300 Brinnell, è come dire 300 Brinnell, 300 Vickers, eccetera. Più difficile comparare fra loro valori Brinnell Vickers con valori Rockwell. Quindi, per esempio, intorno ai 20 Rockwell, stiamo parlando intorno ai 150-190 Vickers, però insomma è un po' più complicato perché c'è il problema della non linearità della scala di Rockwell rispetto invece a Brinnell e Vickers, che sono lineari. Ok?